Signore e signori, Luca Manfredi, eccolo qua. La colpa è sua. Buonasera. Solo due parole perché vi mando a cena, giustamente avrete fame. No, volevo solo raccontarvi il senso di questa operazione. Allora, questa commedia è stata scritta da mio padre insieme a Nino Marino, che è l'altro autore, ed è stata fatta nella seconda metà degli anni Ottanta. E così con Valerio Santoro, a distanza di 35 anni, ci è venuta voglia, eccola Valerio. Vieni, vieni Valerio, vieni qua. Dai, vieni qua. Assumiti la responsabilità. Prenditi la responsabilità di questa iniziativa. Allora, papà portò in scena questa commedia per la prima volta nell'88 con Pamela Villoresi. E quindi con Valerio abbiamo detto, dopo 35 anni, ma perché non riportarla in scena? Per fare un omaggio affettuoso a Nino, che ci sembrava giusto. E per fare questa... per fare questa operazione del cuore, quasi un'operazione di cardiochirurgia, insomma, abbiamo deciso di coinvolgere Flavio e Giulia, bravissimi. Secondo me sono fantastici, fantastici. Questa è una storia, un'avventura più che un'operazione, insomma, sì, però parte con una battuta, perché quando Luca e Valerio mi hanno accerchiato al bar, eravamo ancora con le mascherine, 2021, perché si sarebbe dovuto fare per i 100 anni della nascita dello Stadione di Manfredi, la mia prima battuta è stata, ha detto, lo vuoi fare? Io ho detto, ma perché non rifai come nel film, chiami Elio Germano, che è bravissimo. Lui ha detto, no, in teatro mi serve uno vecchio. No, Flavio e Giulia hanno aderito a questo progetto, a questa iniziativa con grande affetto nei confronti di Nino, e io per questa cosa li ringrazio veramente tanto, veramente. Grazie. Grazie.